Cioè Pitel è un giocatore fondamentale per quello che può essere il futuro del Cagliari negli anni. Io gli auguro fortune ancora maggiori, però io gli ho detto a Cepitelli che lui probabilmente la Serie A la merita, probabilmente la meritava forse anche l'anno scorso, ma però se la doveva conquistare, perché a volte si ha un debito verso qualcuno, e qui molti giocatori avevano un debito verso questa squadra, debito che speriamo di poter ripagare, perché ancora non abbiamo vinto niente. È vero che abbiamo un buon margine, però Cepitelli ha dimostrato con un attaccamento importante a questi colori e una grande voglia. Sta stringendo i denti perché ha qualche problemino, ed ecco qui è nato questo rinnovo e prolungamento di suo contratto fino al 2020, per la gioia, penso, del presidente, che è un grande stimatore di Cepitelli, ma anche per la mia, perché è una piccola soddisfazione, perché all'inizio, lui, lo ripeto, non era così convinto. Oggi lo vedo un giocatore molto convinto, ed è uno dei giocatori trainanti, e lo ripeto, trainanti di questa squadra. Io sono altrettanto felice per questo rinnovo. Voglio ribadire che non è che non fossi convinto, ma sentivo come stringere i tempi, però poi grazie alla società, grazie al presidente, grazie al direttore, abbiamo avuto diversi confronti, ho avuto la conferma e la voglia che ci fosse un grande progetto dietro questa società, e quindi mi hanno convinto a rimanere, come mi hanno convinto oggi a prolungare il mio contratto e a poter appunto dare il massimo per questa maglia per lungo tempo. Si spera di appunto poter ripagare quel debito che avevamo a inizio anno, per far tornare questa società dove merita, e poi si spera appunto di affrontare un futuro ancora migliore. Già questo mi sembra che il discorso che riguardi Melchiori, che riguardi Cepitelli, la dice già su un certo tipo di programmazione, su quello che sono intanto gli artefici di questa stagione. Ancora non abbiamo vinto niente, ci tengo a precisare, perché io, loro mi conoscono, sono forse quello, il bastion contrario di questa squadra, perché nei momenti di esaltazione, io sono sempre quello che tengo un attimino sempre calmi gli ambienti, io dopo ho detto una frase, che dopo Pescara, quella partita era deleteria sia per il Pescara che per noi, perché probabilmente Pescara non si era reso conto, meritava probabilmente di vincere, ma non si era reso conto di che Cagliari aveva contro, e noi forse non avevamo esaminato bene come avevamo vinto. E infatti sono nate le due piccole crisi, diciamo un po' più lunga quella del Pescara, che probabilmente è ancora in difficoltà, e quindi noi stiamo ancora a 13 punti, sono un buon margine, ma non sono definitivi, quindi abbiamo ancora 10 partite, 30 punti a disposizione. Quando avremo a 10 partite, a 5 partite alla fine, 15 punti di vantaggio, magari siamo tranquilli. Ma abbiamo nel mirino alcuni altri suoi compagni di squadra che meritano altrettanto. L'ho detto, l'intenzione della società, quindi in primis il presidente, con cui ci consultiamo quotidianamente, è quello che, a mio avviso, il Cagliari deve individuare un gruppo di giocatori trainanti, cioè che negli anni la società può fare affidamento, cioè il De Sena di turno non può essere l'unico, deve avere accanto a sé 6-7 compagni, pare che alcuni ci sono già, perché per esempio Sao aveva prolungato quest'estate, quindi altri giocatori, io dico sempre 6-7 giocatori, 8 giocatori che devono rimanere negli anni, qualunque siano le ambizioni della società, sono giocatori che devono essere determinanti, che fanno capire anche a chi arriva il valore di questa società, che è importante, il valore di questa maglia, come dice De Sena, lo dice uno che è il primo anno che è qui, e De Sena sta cercando di farmi capire, e oggi se ragiono così perché mi ha fatto capire l'importanza di questa società. Quindi adesso si è individuati i giocatori su cui noi vogliamo basare le fondamenta col presidente. È normale che si sta valutando anche altre situazioni, ma questo lo faremo anche per una forma di scala avanzia a un punteggio ancora più
più rassicurante che ancora io personalmente non mi sento ancora tranquillo. Emergenze ne abbiamo vissute diverse durante l'anno, le abbiamo sempre sopperite in maniera egregia. Quest'ultimo periodo è stato un pochino più difficile, ma ci può stare, a volte anche un calo fisico, un calo mentale che capitano nel corso di un campionato così lungo. L'importante è riprendersi, come abbiamo fatto per esempio a Vicenza, e riportare appunto il nostro gioco, la nostra motivazione, la nostra convinzione sul campo, perché secondo me è mancato solo quello, non è mancato niente di tecnico, niente di non sono state le assenze secondo me a fare la differenza, è stato semplicemente un piccolo forse calo di tensione, chiamiamolo così, che abbiamo subito cercato di rimettere in riga. No, ma il mio più che altro era stato un confronto, ma anche per cercare di pianificare, chiamiamola così, la mia carriera. Come, non è che non ho mai voluto andare via da Cagliari perché fosse Cagliari, ma semplicemente per capire quale poteva essere il percorso migliore da seguire. E ascoltando il presidente, ascoltando il direttore, alla fine mi sono convinto del fatto che rimanere qua potesse essere la cosa giusta per me, per i tifosi, per la società, un po' più per tutti. Ma subito ne sono stato convinto e subito mi sono messo nei panni di quello che voleva appunto rispettare e portare questi colori dove meritano. Come ha detto il direttore prima, forse al di fuori uno non riesce a capire veramente l'importanza di questa maglia. Io nel tempo sono riuscito veramente ad apprendere questa cosa, e quest'anno l'ho fatto ancora, penso, ancora di più, perché veramente credo, grazie a Daniele, grazie anche ad altri compagni che me l'hanno veramente fatto capire quanto sia importante questa maglia, questa società per la Sardegna e per tutto il popolo sardo. Quindi veramente è un onore giocare per questa maglia, ma non lo dico tanto per dire, e sono contento e spero di poter dare tanto, tanto ancora. No, io credo abbiamo influito molto, perché per un difensore, ma forse più per un difensore che per un attaccante, è importante giocare in una squadra organizzata, e il mister sicuramente non lascia mai nulla al caso, prepara le partite sempre con molta attenzione, quindi ti dà tutti gli strumenti per scendere il campo al meglio. E penso che per noi difensori questo sicuramente è stato un aiuto, siamo riusciti appunto ad avere anche un rendimento migliore.